Perché dopo tanti anni di televisione tu hai deciso di intraprendere la carriera musicale. Ma ti posso correggere un attimo? Sì. Io intanto mi metto a posto i capelli perché non ho fatto in tempo a metterlo. Meglio così? Sì, meglio. Amore, alle dediche d'amore. Beh, certo. Forse è quello. Tu hai dichiarato che il tuo segreto è non prenderti mai troppo sul serio. Sì, è vero. Che non è una cosa comune, non si trova comunemente questo nel mondo dello spettacolo. No, perché sai cosa? Purtroppo le persone del mondo dello spettacolo arrivano a un certo livello nella loro vita, che sono talmente ossessionati da questo lavoro, dalla sete di sul successo, sul cinema, e purtroppo è una cosa brutta perché si prendono troppo sul serio. Questo qua non è un lavoro, è un modo di divertirsi e guadagnare tanti soldi senza fare un granché. Leggera, ma io in generale nella mia vita mi prendo. No, forse per quello. Infatti sei sempre più bella e sempre più giovane. Allora, bella, io ti voglio bene. Anch'io tanto. Allora. È un altro modo di dire molto, molto televisivo. No? E in rosca vuol dire incastrati, sul suo collo, dargli un bacio sul mento. Sensualità. Sì, no, è carino. Un amore comunque, un po' sexy. La traduzione di in rosca sarebbe incastrati, ingarbugliati. Ed è una canzone che ti riporta. Nina che giocava con le amichette, quegli altri lati un po' meno belli della nostra infanzia, tanto mia quanto quella del mio fratello più grande. E le amichette, gli amici, beh sì. Grazie, allora, a voi, un bel applauso, grazie. Allora, tornando alla tua carriera televisiva in Italia, tu hai iniziato con Telemike, però sempre... Quindi ero già più di una ragazza, quasi una donna. E comunque brasiliana sono sempre stata. Diciamo che io sono tutte e due. Bello. L'ho preso quando facevo Ok Presso Giusto nel 90. È stata una situazione un po' delicata. Sta benissimo, detesta il mondo dello spettacolo, infatti non viene mai con... Lo trova nessuno. Brava, sì, perché approva la tua ironia, ecco. Ho qui un elenco di lingue straniere già suddiviso. Ah, allora, questo è il tuo. Questo è il mio.